avuta una importante battaglia tra l'esercito romano, siamo nel terzo secolo avanti Cristo, e le popolazioni autoctone. Vittoria dell'esercito romano fece sì che queste terre diventassero proprietà di Roma e quindi tutta la zona entrò nel regno italico della Repubblica di Roma con la denominazione sesta regione umbra. Come ho già detto, vengono utilizzate armi appropriate per uno scontro, che non deve ferire o far male. Seconda, legio! Augusta! 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 Seconda, legio! Augusta! 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 Seconda, legio! Augusta! 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 E trasu! Allora, prima di lasciarvi alla cena, sotto la grande tenda di vita ristoro, l'esercito romano vi farà vedere quelle che erano alcune tattiche. Stessa cosa avverrà per gli altri gruppi storici, con i Celti e con il gruppo dei Germani. Abbiamo una testuggine dell'esercito romano. Questa formazione permetteva di difendersi dall'attacco di arcieri, soprattutto quando si andavano ad affrontare degli assedi. E quindi a ripararsi da